Ciao da Valerio Largo. Quest'oggi ci troviamo in una cittadina, un paesino in provincia di Avellino. Siamo a Baiano e in questo momento sono le 5 del mattino. Sì, perché siamo pronti per partecipare ad un momento tradizionale e anche molto religioso, che è quella delle messe di notte, messe notte, qua così si chiamano. Prima di parlarvi di Baiano, vi parlo appunto di questo momento molto importante per i cittadini di Baiano, perché è il momento in cui si benedicono le carabine e gli strumenti che serviranno ad un evento particolare qui a Baiano, che è il taglio del maio. Siamo qui davanti alla chiesa, tra poco inizierà la funzione e già si vedono persone che portano le loro carabine qui. Infatti incontriamo qualcuno. Ciao. Buongiorno. Buonanotte. Buonanotte. Possiamo anche dirlo. Siamo qua di buon mattino, tu sei? Giuseppe. Giuseppe, tu spari la carabina? Sì, però la sparo con l'amico perché mia personale non ce l'ho ancora, però spariamo i botti, dei trick track. Ci spieghi che cosa succede qui dopo la celebrazione della messa? Sì, vengono giustamente il prete esce fuori, benedice la roba, gli attrezzi che devono essere, che servono per tagliare l'albero, le carabine, si parte per andare in montagna, dove si va a prendere quest'albero, si taglia, si tira a mano con le funi, viene messo su un camion e viene portato giù. Benissimo, allora questo è il momento cruciale della benedizione degli strumenti appunto per tagliare questo maio, ma vediamo qui una carabina, ecco, possiamo vedere subito uno strumento per fare festa, vengono usate appunto per festeggiare, siamo con? Gioacchino. Salve Gioacchino, allora ci vuoi dire il nome preciso di questa arma? Avancarica. Un fucile ad avancarica, quanti anni ha questo fucile? Questo qua ha 5-6 anni. E voi sparate dei colpi subito dopo la messa? Sì, alcuni sparano dopo la benedizione. Perché in effetti quando è che si spara? Si spara durante il taglio, poi durante quando lo portano qua in chiesa, sulla chiesa. Che vuol dire per te avere un fucile del genere e utilizzarlo in un momento di festa come questo che si vive a Baiano? No, vabbè, quella è la tradizione, di sparare l'avancarica il giorno di Natale. Le messe notte erano delle messe che venivano svolte per i lavoratori, i contadini che prima di recarsi al lavoro venivano qui a celebrare, a partecipare alla messa e poi iniziare la loro giornata lavorativa. Ma che significato ha la messe notte per i cittadini di Baiano? Bisogna inquadrare queste messe notte, anche queste ore che sono assolutamente fuori dal normale, nel contesto generale della festa del Maio. Cioè, in realtà questa festa del Maio, che è una festa semplicissima, in realtà si tratta di prendere un albero e portarlo qui in offerta a Santo Stefano, l'albero di castagno, non è altro che il modo semplice e devoto dei cittadini, dei baianesi, di essere così grati a Santo Stefano e di mettere in risalto tutto quello che loro facevano, la loro vita, la loro cultura, quella dell'epoca ovviamente. E il fatto che si sia conservata così semplice dimostra che era una cosa molto sentita. Ed essendo molto sentita, questo ciclo di messe che cominciava da 13 dicembre da Santa Lucia e finiva il 24, cioè ieri è finita, ma l'ultima messa si tiene stamattina, praticamente a Natale, era un atto che loro ritenevano fosse doveroso prima di andare a lavorare, venire così a osseguire il santo, venire a partecipare a questa, alla messa, quindi anche ai sacramenti divini.
È chiaro che poiché all'epoca si cominciava a lavorare alle 6 del mattino e spesso bisognava andare a piedi a raggiungere il posto di lavoro, che poteva essere la montagna di Arciano qui, il bosco, poteva essere la campagna che tengono in posto, non potevano fare altro che venire a messa alle 2:30, alle 3 del mattino, perché oggi alle 5:30 è già un orario da società dei consumi attuali, ma una volta erano alle 2:30, alle 3. La cosa straordinaria era che in questa messa c'era un'atmosfera di una gioiosa, sempre dovuta al fatto che il popolo offriva quanto teneva, e la caratteristica fondamentale era una musica che si teneva, che rispecchia un'altra tradizione di Baiano, che è quella della banda musicale, che dagli inizi del Novecento fino agli anni appena dopo la Seconda Guerra Mondiale ha avuto un grande successo a Baiano. C'era una serie di musicanti, cioè suonatori di flauto, oppure sassofoni, oppure clarinetto o tromba, che accompagnavano la messa con le loro suonate, che spesso erano suonate legate al rito della messa, ma potevano anche essere pezzi di opera, tipo Il Trovatore, tipo brani come L'Amico Fritz, oppure L'Amico Fritz, oppure il Tango Mazurke. E c'era questa atmosfera particolarissima che oggi è assolutamente non più riproponibile, non più riproducibile, perché ormai siamo cambiati, ormai siamo, che però noi abbiamo cercato comunque di ripristinare, portando di nuovo questa banda a suonare, sperando che anche questa parte, che è così sentita dai baianesi, possa rivivere. Chiediamo la benedizione, che nessuno ti faccia male. Questa è la prima cosa, così la festa è festa. Silenzio! Silenzio! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio Onnipotente, dona la tua benedizione al tuo popolo di Baiano, che esprime nel simbolo del Maio il suo amore profondo per Santo Stefano. Donagli il desiderio di vivere, come è unito oggi tutta la vita. Donagli fede viva, speranza sincera, carità operosa. Liberalo da ogni pericolo e concedigli la tua pace. Per intercessione della Vergine Maria, di Santo Stefano e di tutti i santi, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Buon Natale a tutti. Amen.
E adesso siamo con Don Fiorelmo che ha celebrato la messa preparatoria a quella che poi sarà il rito del taglio del Maio. È una messa notte e vogliamo chiedere proprio a lui, il parroco di questa chiesa, come vive questa funzione. Rispondo allora con piacere a questa intervista, perché so che arriveranno le mie parole all'estero ai baianesi che vivono lì e che in questo giorno senz'altro si sentiranno molto uniti a noi qui. E le messe di notte per me sono veramente come una grande grazia, penso anche per gli altri. Io sento anche come una forza nuova, perché non è semplice affrontare le nostre fatiche natalizie, però sento che il tutto è gradito a Santo Stefano, perché tutto veramente viene fatto con gioia e con entusiasmo. Quello che mi auguro è che non soltanto sia qualcosa così di passeggero, di un entusiasmo di poco conto, di poco valore, ma che queste tradizioni siano vissute sempre meglio e ci accostino sempre di più al nostro santo patrono Santo Stefano, volendolo imitare fino in fondo. E in questo momento siamo nella Jeep del comune di Baiano e serve proprio per salire sul bosco di Arciano, il bosco che si trova sulla collina proprio adiacente al comune di Baiano, la città di Baiano. In questo momento alla guida è proprio l'assessore alla cultura e allo spettacolo di Baiano, Stefano De Laurentiis. Salve Stefano. Buongiorno e soprattutto buon Natale a tutti i baianesi e non che ci ascoltano e ci vedranno questo filmato. Benissimo, allora Stefano, ci stai accompagnando, abbiamo detto, al bosco di Arciano. L'albero che è stato scelto per essere tagliato, che tipo di albero è? L'albero del bosco, che è un bosco, questo è un castagneto, quindi questo bosco di Arciano, circa 1000 moggi di terreno, e sono tutti alberi di castagno per lo più. Si arriverà fino in cima con la macchina? Io credo che dovremmo posare la macchina in un punto e poi arrivare dove l'albero saranno distanti 200 metri, sicuramente ci sarà bisogno di un trattore per portarlo giù sulla strada. Questo è il castagno che viene scelto per essere tagliato, destinato al taglio. Qui si nota una S e questa S sta per Santo Stefano, proprio perché è dedicato a Santo Stefano. Allora, siamo qui col signor Candela Angelo Antonio. Angelo Antonio, allora, quanti anni ha questo albero? Ha 24 anni.
Quanto tempo fa è stato messo il segno per dire che questo era un albero giusto per essere tagliato? 12 anni fa. E in base a che cosa viene scelto per essere tagliato? Per la festa del Maio per Santo Stefano. Ma le caratteristiche che deve avere l'albero? Il più bello della montagna. Il più bello? Diritto, cilindrico, non ovale, insomma uno degli alberi più belli della montagna. Benissimo, c'è poi anche un altro signore. Signor Antonio, allora quanti alberi vengono scelti, vengono segnati nel bosco? Secondo 3 o 4 una parte, 3 o 4 no, ogni anno io faccio una camminata di alberi, ma scegliere sempre o più bello, poi sono andati a chiesa di sé. La tradizione è nostra, che sta qua, quando è venuta e lui e dove hanno venuto da Natale. Antonio, ancora un'altra volta, lei da quanto tempo lavora a questa cosa, dedica la sua vita per il Maio? Saranno penso con 50 anni. Sì. Complimenti, complimenti. Allora, lei... lei è il signor? Carmine, lei a che cosa ha detto, che cosa farà qui? Adesso c'è un ragazzo che sale sopra a legare la fuga. E cerchiamo di tirarlo per dritti in modo che portarlo subito in mezzo alla strada. Si arrampicherà? Si arrampicherà. Nadu kor.
E non poteva che essere qui dove il popolo di Baiano, che era la sua ricchezza, deve prendere l'albero più bello proprio a rappresentare la loro ricchezza e donarla al santo. Questo è tutto il significato. La cosa straordinaria è che la festa, come dicevo prima, è semplicissima. Se voi vedete le facce della gente adesso, sono le stesse facce, le stesse espressioni. Questa gente che io le seguo da ormai, siamo partecipati da tanti anni, pensano esattamente le stesse cose dei baianesi di 200 anni fa e 300 anni fa. Questo poi è la, per questo è straordinaria questa festa. La scelta, quando vengono prima a sceglierlo, hanno la stessa passione, lo stesso entusiasmo, le stesse emozioni che provano i baianesi 200 anni fa, 100 anni fa, 50 anni fa, e noi ci auguriamo anche fra 100 anni. Cioè, provano lo stesso sentimento, quello, l'orgoglio di scegliere l'albero più bello, di portarlo nel popolo e di dire l'abbiamo scelto per voi, a nome di tutti, questa è la cosa più bella del nostro bosco. E questo stesso sentimento, ripeto ancora una volta, noi speriamo che di tramandarlo ai giovani che verranno. Ecco, quindi si sta delineando pian piano la forma di questa festa. Adesso il maio è stato preso, bisogna scendere giù in paese. Signor Barzaghi, Giuseppe è anche conosciuto come ex presidente della Proloco, che grazie alla quale siete ritornati alla tradizione del carretto. Ci vuole spiegare che cos'è questo carretto, a che cosa serve? Sì, questo carretto, cioè prima veniva trainato, il maio veniva trainato con i carretti, perché come mezzi di trasporto non c'erano i camion. Poi, dopo, col passare del tempo, è subentrato il camion. Dopodiché noi, come impegno della Proloco e con l'aiuto di tante persone pure un poco più anziane di me, cioè che l'hanno visto portare questo maio, perché io non lo ricordo proprio il maio sul carretto. Dopo 44 anni si è ripresa la funzione con i cavalli. Grazie a me, la Proloco, il vice sindaco e tutti, che abbiamo iniziato di nuovo, perché l'unico come anziano sarei stato io ero capace a farlo, ed ecco qua che abbiamo ripreso questa tradizione con i cavalli. Benissimo, allora adesso sono soltanto immagini da guardare, sarà davvero emozionante il maio sul carretto trainato dai cavalli.
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio onnipotente, dona la tua benedizione al tuo popolo di Baiano, che esprime nel simbolo del Maio il suo amore profondo per Santo Stefano. Donagli il desiderio di vivere come è unito oggi tutta la vita. Donagli fede viva, speranza sincera, carità operosa. Liberalo da ogni pericolo e concedigli la tua pace. Per intercessione della Vergine Maria, di Santo Stefano e di tutti i santi, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Abbiamo Santo Stefano! Siamo con il sindaco di Baiano proprio nel clou della festa durante la processione. Signor sindaco, come vive questi momenti? Sono sempre momenti emozionanti, anche se si ripete ogni anno, perché ogni anno ci sono sempre dei motivi nuovi che ispirano questa festa che tradizionalmente viene da lontano. Io le devo fare complimenti per questa tradizione di Baiano, davvero molto toccante e emozionante. Ma come si lavora? Quanto si lavora per organizzare una cosa del genere? Si inizia di anno in anno, così quando finirà la manifestazione già si metterà d'accordo per poterla fare l'anno prossimo. Quindi è un lavoro continuo che va nel tempo e nei mesi. Che cosa vuol dire essere primo cittadino di Baiano il giorno di Natale? Prima cittadino di Baiano significa essere uguale agli altri per me, quindi partecipare insieme agli altri a questa grande festa che nel tempo si dovrà sempre più perfezionare, si dovrà sempre più modernizzare. E alla fine vorrei che lei salutasse tutti coloro che ci stanno guardando da tutta Europa, soprattutto le persone di Baiano che sono andate a lavorare fuori. Un augurio a tutti i baianesi che lavorano fuori. E auspicando loro buone feste, un buon Natale, e auspicando anche per loro un ritorno presso di noi al più presto. Grazie signor sindaco, arrivederci. Thank you.
siamo sul fine della festa, almeno la prima parte. Qui siamo col professor Galante, studioso della festa del Maio, cittadino di Baiano, e anche lui qui oggi a festeggiare il giorno di Natale, questa tradizione così particolare. Secondo lei, cioè lei come vive la festa? Ci racconti? Io vivo sempre la festa con entusiasmo, sempre come, come baianese. È logico che i forestieri non sono abituati a questa festa, bisogna stare in mezzo a tutti quanti per rendersi conto, come avete fatto voi oggi. La festa praticamente risale ad epoca antichissima. Io ho scritto un volume proprio su questa festa, l'ho intitolato I Mai del Baianese, perché non riguarda solo Baiano, ma anche i paesi del mandamento di Baiano. Diciamo che la festa è di origine pagana, è dedicata a Santo Stefano, però in passato, in epoca romana, era dedicata al dio della fertilità. Infatti il Maio rappresenta proprio un simbolo fallico che veniva dedicato a qualche dio dei campi del raccolto. E noi abbiamo un'iscrizione proprio di epoca romana qua, che viene da Avello, perché Avello è una città antichissima, di periodo sannitico romano, e abbiamo un'iscrizione proprio dedicata al dio Silvano, dio dei boschi. E quindi poi da Baiano si è estesa agli altri paesi del mandamento. Professore, scusi, una curiosità, ma perché si chiama Maio? Maio significa l'albero maggiore, l'albero più grande. Infatti il comitato proprio del Maio va a scegliere un albero in montagna che deve essere dritto, alto almeno 25 metri, è robusto. Quindi al dio l'albero maggiore, oppure l'albero dedicato, come ho detto prima, al simbolo di fertilità. È il 25 dicembre 2000, siamo a Baiano, festa del Maio, c'è anche Gigi Rosa su Napoli International e siamo nel bel mezzo di questa battaglia a colpi di petardi. Non so se state vedendo, ci sono dei suoni. Noi poverini non ci siamo muniti di ovatta né di tappi per le orecchie come hanno fatto molti cittadini baianesi. I suoni, le deflagrazioni sono davvero fortissime. Si affrontano due bande, possiamo definirle così, i giovani che hanno fatto le sarcinelle, che hanno costruito le sarcinelle, che sarebbero delle fascine che poi vanno ad alimentare quello che è il focarone questa sera, e quelli che invece fanno di tutto per non farli passare. Alla festa del Maio, visto che noi siamo un canale satellitare, deve sapere, c'è anche il signor Napolitano, giusto? Napolitano. Ecco, lei ha molto a che fare con gli emigranti, perché? Perché io ho vissuto a New York per 13 anni, dal 63 al 75. Quindi so cosa vuol dire stare all'estero e vedere la nostra festa che la sentiamo dentro. Ecco, noi adesso siamo qui proprio per riprendere tutto e mandare in onda via satellite, così lo potranno guardare non solo loro, ma anche quelli che sono in Europa, che sono tanti. Certo, secondo me è una festa unica, diciamo, la devi sentire, magari per voi mi sembra una festa più pagante, invece noi è una festa che la sentiamo veramente. Molto, io lo vedo, tra l'altro, per rinunciare a tutte le tradizioni natalizie vuol dire proprio che è una festa che si fa... Scusate, ma sì, è meglio scappare da certi petardi. No, è appunto, dicevo, la gente partecipa, certo. Cioè ci sono anche dei bambini, quindi... Sì. È bella, io non ho altre parole. Le mancano gli Stati Uniti? Sì. Attenzione, ai tracchi. Sì, mi manca molto. Aiuto. Anche perché ho ancora 6 fratelli lì. Quindi sì, ho buona parte della mia famiglia, ho una ventina di nipoti e colgo questa occasione per salutarli tutti. Salutiamoli allora. Sì. Tanti salutoni da parte di Palmiro a tutti i parenti e conoscenti che mi conoscono. Grazie a voi per avermi dato questa possibilità. Rimettiamoci tappi subito. Siete grandi comunque. Grazie, no, siete gente. Grandi. Grazie. Siamo ospitati in questo momento dal signor Pasquale Matriciano in un punto assolutamente strategico di Baiano. Ormai siamo quasi al tramonto, quindi tutto si sta preparando per il focarone. E vedete lì in fondo
i ragazzi con le fascine, ragazzi, insomma le persone, i baianesi che si stanno avvicinando. Infatti li vediamo. Pare che sarà una sfida, pare che sarà proprio una vera e propria battaglia di botti e staremo a vedere. Noi per fortuna siamo al riparo, ma i baianesi rischiano per il loro divertimento e per la tradizione. Eccolo qui, lui e il signor Biagio Masi. Buonasera, signor Biagio. Buonasera. Si fanno gli auguri, vero, no, in questo giorno di Natale? Siamo amici di tutti, sia politicamente e sia umanamente. La mia famiglia purtroppo è tradizionale, che si vede da una vecchia canzone che viene cantata dai ragazzi della nuova generazione, che anche alle scuole elementari, qualsiasi cosa che fanno i ragazzi abbinano questa canzone della buonanima di mio padre. Li vedete quelli lì? Quelli sono i più scatenati, quelli con la bandana rossa in testa, ecco, quelli sono proprio i più armati in questa lotta di botti davvero terrificante qui al centro di Baiano nel giorno di Natale, festa del Maio di Santo Stefano. Ecco, pensate che sono arrivati, loro sono baianesi ma vivono in altre città. Attenzione al botto! Ho catturato un guerriero dei botti, ecco, lui è uno dei più grandi sostenitori della tradizione a Baiano, no? Sì, come sostenitore sì, sicuramente. Tu sei? Carlo Borea. Ah, allora Carlo, insomma, vedo che ci stiamo guardando intorno perché abbiamo paura di essere presi da questi botti, insomma. Non è proprio l'ideale averceli sotto i piedi, eh? No, penso proprio di no, ma comunque la nostra tradizione è questa, la teniamo dentro, nel DNA. Quindi per noi è... l'aspettiamo tutto l'anno. Sei andato a fare le sarcinelle? Sì, sì, sicuramente sì. E quello è un altro momento molto bello che ci unisce a alcuni amici. Poi sono pochi per la verità, però è un momento molto esaltante perché siamo in campagna, in montagna, siamo tutti assieme, ci divertiamo, mangiamo, lavoriamo e poi cominciamo a sparare già da... Così come mille anni fa, anche tra mille anni. Anche tra mille anni sicuramente, speriamo. Fino a quando io vivrò e avrò la forza sicuramente lo farò. Grazie, auguri. Grazie, grazie a voi. Siamo nell'androne della sede della Proloco di Baiano, sempre durante questa festa. I botti li abbiamo lasciati fuori del portone, ma guardate le mie spalle, il presepe della Proloco.
Eccoci qua, il momento clou, il momento in cui il focarone viene acceso. Siamo proprio nel bel mezzo della festa del Maio di Baiano. Vedete, stanno accendendo questo insieme di sarcinelle. Ecco qui, continuano a gettare botti. Sono pesantissimi, ragazzi. Senti qua, senti. Tra un po' sarà un grande po' qui davanti alla chiesa di Santo Stefano. Festa del Maio, Baiano, Natale 2000. Dalla luce del focarone, lei è il signor? Di Piero Andrea. Ecco, da quanti anni lei vive la festa del Maio a Baiano? Non diciamo dalla natura, dalla nascita, ma dall'età maggiorenne, così. Ecco, io qui vedo che lei ha uno zaino, che cos'ha? Ancora dei fuochi? Ancora dei fuochi. Ancora ce li ha? Ancora, sì. Lei ha dei parenti all'estero? Sì, in America, ma... Chi ha visto chi? Non l'ho visto più. Baianesi? Baianesi, sì. Magari ci guardano attraverso Napoli International. Penso di sì. Via satellite. Lo so. Li vorrei salutare. Tanti auguri di buone feste. Natale. Auguri a lei. Grazie. E mentre il focarone arde alle nostre spalle, sono con Giovanni Siciliano, giusto? Il presidente della Prologo di Baiano. Allora, quest'anno com'è andata, visto che questo è il momento conclusivo della festa? Questo è il momento conclusivo della festa, con il focarone quindi che innalza Santo Stefano, in onore di Santo Stefano, che sarà domani la festa del paese. Colgo l'occasione con Napoli International di salutare tutti i concittadini che vivono all'estero e quindi auguro loro un buon Natale e un buon anno nuovo. Grazie a voi, grazie al Comune che ha permesso questa manifestazione di poter vedere appunto da Napoli International questa manifestazione in diretta. Tra l'altro sono molti baianesi anche in Italia, no? Nel resto d'Italia. Sì, anche nel resto d'Italia, anche se quelli che sono nel resto d'Italia in questa occasione tornano al paese, ma per quelli che lavorano all'estero sarà un po' più difficile, quindi auguriamo anche loro un buon Natale. Allora, auguri, in bocca al lupo per tutto questo periodo festivo e buon festa del Maio. Sì, siamo proprio sotto al Maio. Certo, certo. Auguri a tutti e a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie mille. Prego. E così si conclude con questo bellissimo focarone, il falò di Baiano, la festa del Maio, quella del 25 dicembre 2000. Devo dire che c'è stato un pubblico fantastico, come al solito tutti i baianesi che si lasciano riscaldare dalle fiamme dopo una giornata davvero faticosissima, cominciata sul Monte Arciano con il taglio del Maio fino a questo bellissimo momento di grande aggregazione. Continuano i fuochi, io vi do appuntamento alle prossime, saluto il Comune di Baiano, la Proloco e un ringraziamento particolare all'assessore Stefano De Laurentiis, da Gino Rosa, Valerio Largo e Francesco Albarano, Ignazio Tufano che hanno collaborato alle riprese. È tutto, viva il Maio, viva Baiano e soprattutto viva la Campania. Notte d'oro.